Nel Consiglio Comunale di Alcamo, il gruppo consigliere ABC Alcamo Cambierà aveva presentato una mozione per intitolare l'attuale via per Monte Bonifato, che adesso vedremo in queste immagini che sto per proporvi, al senatore Ludovico Corrao, ma la maggioranza consigliare pentastellata non ha approvato questa mozione. Ascoltiamo il sindaco Domenico Surdi. Sindaco Domenico Surdi, si parla in questi giorni, dopo la recente seduta del Consiglio Comunale, polemicamente, del fatto che è stata bocciata, tra virgolette, cioè, o meglio, non è stata approvata la mozione di ABC per intitolare una via al senatore Ludovico Conrao deceduto nel 2011. Il sindaco cosa si sente di dire su questa vicenda? Oggi c'è anche una presa di posizione della segreteria locale del PD. Sì, ma intanto a me dispiace che in qualche modo le votazioni e le discussioni in Consiglio Comunale poi spesso vengano strumentalizzate. In quel caso il Movimento 5 Stelle ha deciso di non votare la mozione per intitolare la via al senatore Corrao, non facendo dei ragionamenti basati sul merito della figura di Ludovico Corrao, che qualunque alcamese conosce e che quindi non viene messa in discussione. Semplicemente si è parlato dell'opportunità di dare seguito ad una mozione che prevedeva la intitolazione di una via e quindi che cosa per fare. La quale bisognava chiedere una eccezione alla prefettura, perché, come si è detto in tutte le salse, il termine di legge è 10 anni dalla morte, quindi non si riteneva prioritario, come dire, portare avanti questa iniziativa, visto che 10 anni non sono decorsi e visto che, tra l'altro, già peraltro ci siamo chiesti come movimento come mai già dal 2013 questa iniziativa era stata portata in consiglio e mai attuata anche dalle precedenti amministrazioni. Quindi, ripeto, non è assolutamente, ma nessuno si sognerebbe mai di tra virgolette, bocciare il merito di un personaggio, anche un personaggio come Corrao. Si è parlato di opportunità e della procedura.